Ed eccoci con Daniele Cipri. Salve. Davide Di Donatello. Questa, lei ha vinto il Davide Di Donatello quest'anno. Ben due volte. Quest'anno anche? Quest'anno no, sono stato candidato per un documentario, non ho vinto, però è sempre un onore essere lì. I precedenti sono stati dei David? Davide per la fotografia del Primo Re e poi vincere di Bellocchio. Quindi ho un grande passato con Bellocchio. Sì. E da quanto tempo lei svolge l'attività di operatore della fotografia? Da tempo, perché io ho iniziato con la televisione, con Cinico TV, con Maresco, quindi siamo stati sempre insieme. Non mi sono mai firmato la fotografia, però poi ho lavorato con Roberta Torre, quindi dal 90. Roberta Torre è siciliana, no? Sì, no, è milanese, però è stata adottata da noi a Palermo. Adesso è per... Io l'ho perso un po' di vista. Adesso si trova ancora giù in Sicilia oppure? No. Lei è non vive più a Palermo, adesso non so dove sta, però sicuramente stiamo preparando una cosa insieme dopo tanto tempo. Sì, dopo tanto tempo. Secret? Sì, possiamo accennare qualcosa? No, c'è un progetto addirittura con Tokyo, quindi... Con Tokyo, sì. No, Roberto è sempre, Ma miriamo all'Oscar per questa cosa, oppure? Ma magari, perché ne abbiamo bisogno in Italia di Oscar e di altre cose. Da un paio d'anni a sta parte vedo che l'Italia sta emergendo nuovamente nel mondo cinematografico internazionale e mondiale pure. Sì. Sbaglio? No, non sbagli, il problema è che siamo tutti fermi in questo momento, quindi stiamo aspettando buone notizie, se ci saranno, per ricominciare. Per quanto riguarda i soldi, sempre siamo sempre lì. Non si parte completamente, però io sono ottimista da questo punto di vista, perché non si può lasciare un paese senza il cinema, quindi siamo in attesa. Poi abbiamo il Palo Sorrentino a Cannes. È il sogno di tutti. Il cinema fa sogni. E il cinema è sogno. Sogni che diventano poi realtà nella mente di ognuno di noi. Anche se prende dalla realtà. Deve prendere, è normale. Allora, grazie, piacere di averla conosciuta. Grazie a voi. E speriamo nell'Oscar, come ho detto prima. Ma magari. Ci vedremo dopo. Ok. grazie a lei. Grazie. Buonasera.